Gianluca Mauro, procuratore di Alma S.p.A. e presidente della Pallacanestro Trieste 2004. Questa società nasce nel 1975 quando un gruppo di cittadini decide di fondare una nuova società di basket in città. Trieste a tal punto è diventata un riferimento per la nostra pallacanestro, tanto da spingere il comune a costruire un nuovo palazzo dello sport che è tra i più grandi d'Italia e riesce a contenere fino a 7.000 persone. L'Alma Arena è diventata la nostra casa, è la casa di migliaia di nostri tifosi, che ci ha spinto a creare una partnership con Samsung per dar vita alla prima installazione di un cubo LED Samsung formato da 4 maxi schermi da 4,8x3,6 metri per un totale di 200 cabine. Un intervento che ha visto coinvolte 100 persone per una settimana di lavori. I nostri designer si sono trovati di fronte a dei pannelli LED capaci di esaltare il contrasto e la brillantezza delle immagini. Questi display supportano la tecnologia HDR per ottenere una gamma di colore più ampia e arrivano a picchi di luminosità incredibili. Ideali in ambienti poco luminosi, garantiscono una leggibilità senza precedenti. Infatti, questo è un vero e proprio cubo delle meraviglie, un gioiello. Ci ha permesso di rendere ancora più esaltante l'ingresso dei giocatori in campo. Abbiamo sviluppato delle grafiche personalizzate e accattivanti ogni volta che un nostro giocatore fa canestro. E durante tutta la partita la formazione, i risultati, le varie info utili sono sempre ben leggibili e a disposizione dei nostri tifosi. Abbiamo intenzione di continuare a giocare, vincere e naturalmente entusiasmare tutto il pubblico e tutti gli amanti del basket. È per questo che ci siamo affidati a Samsung, dato che i pannelli che ci hanno fornito sono stimati per un utilizzo di 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per 11 anni. Posso vantare una storia di amore cestistico per questa squadra e per questa società da oltre 8 anni. I segreti dei nostri successi sono molteplici: duro lavoro, tanto allenamento e qualche sacrificio. Ma la grossa importanza la diamo ovviamente agli schemi e alle strategie durante le partite. Il nostro sesto giocatore in campo è sicuramente l'ultima arrivata, la nuovissima Samsung Flip, una vera e propria lavagna digitale che mi permette di disegnare schemi, prendere annotazioni e interagire velocemente con i miei giocatori. Il tutto con un sistema scrittura naturale e immediato. Tutto quello che ti serve è afferrare la penna e iniziare a scrivere. Veloce, semplice ed interattiva. È la prima vera soluzione capace di non farmi rimpiangere la carta. Fluidità e immediatezza non sono gli unici punti di forza. Primo tra tutti, la velocità di ricerca dei miei appunti. Possibilità di interagire con più persone, con un vero e proprio flusso di collaborazione e condivisione di idee e strategie. Inoltre, senza nessun tipo di installazione o processo guidato, posso condividere con i miei ragazzi delle foto o riprese video fatte con il mio S9 durante l'allenamento, direttamente sulla Flip. Da qui posso non solo controllare e comandare completamente il mio smartphone, ma posso persino scrivere sulle immagini e sui video appena fatti, in modo da sottolineare al meglio certe dinamiche e strategie che voglio sperimentare. Ma non solo condivisione e semplicità d'uso. Samsung Flip, grazie alla sua base portatile dotata di rotelle, possiamo utilizzarla sia durante l'azione a bordo campo, sia negli spogliatoi, prima di una partita. In orizzontale o in verticale è sempre lo strumento adatto per dare una marcia in più ai nostri allenamenti. Questo è solo il primo passo verso un grande processo di innovazione che vogliamo intraprendere e siamo sicuri che in questo lungo cammino Samsung sarà uno dei nostri player principali, facendo diventare Alma Pallacanestro Trieste un punto di riferimento del basket italiano. Perché con Samsung comunque si va sempre al massimo.